Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento col TRG Notizie. Vi ricordiamo i nostri indirizzi e il numero di telefono dove contattarci. L'indirizzo è teleradiogottolengo@gmail.com e il numero di telefono 030 95 17 483. Vi ricordiamo che ci trovate sempre presso il centro pastorale al primo piano ogni venerdì sera dalle 19 alle 20. Vi lascio ora all'editoriale Don Arturo che ha per tema e titolo Cambio di scena negli Stati Uniti, luci ed ombre. Cari amici, il guascone Trump ha occupato la scena. Preceduto da botti clamorosi, quelli sulla NATO, definita superata e inutile, quelli sulla Merck, sulle restrizioni per i turisti europei negli Stati Uniti, quindi l'auspicio che altri stati imitino la Gran Bretagna con la Brexit, la beatificazione della Russia di Putin, la contemporanea demonizzazione della Cina, chapeau, direbbero i francesi. Se questo è un buongiorno, in realtà sappiamo che si tratta di provocazioni, giusto per risvegliare un po' di nazionalismo, in linea con lo slogan di America First, ossia gli Stati Uniti per primi e al primo posto, da lui sfruttato in campagna elettorale. Cosa farà effettivamente d'ora in avanti? È difficile dirlo. Anche perché per governare avrà bisogno del Congresso, dove sì ha la maggioranza, ma dove non tutti la pensano come lui. Anzi, staremo a vedere, anche se personalmente la vedo in salita per lui. Per un presidente che entra, ce n'è uno che esce. Credo che Obama un giorno sarà ricordato nei libri di storia, e non solo perché è stato il primo presidente di colore degli Stati Uniti, ma perché questo accada occorre che i tempi indossino i panni lunghissimi della storia stessa. Per ora è la cronaca a vestire i primi bilanci, fatti di vistose luci, ma anche di tante ombre. Tra le prime forse andrebbe accreditata una qualità che non va molto di moda di questi tempi tra i politici. Parlo della signorilità con cui questo uomo ha gestito il potere e le relazioni personali, a cominciare dai rapporti con la moglie Michelle. C'è un dato politico che appartiene alle qualità umane delle persone, senza il quale tutto si riduce a economia, leggi e strategie diplomatiche. Obama, piacciano o meno le sue convinzioni politiche, è stato un vero signore. Sul piano più strettamente operativo, a lui vanno ascritti i meriti della distensione con Cuba, la cattura di Osama Bin Laden, il ripristino delle relazioni con l'Iran, la firma del Trattato di Parigi sul clima, l'allargamento dei diritti all'assistenza sanitaria gratuita e un incremento dell'occupazione, benché non dei salari. Non sempre. Gli obiettivi hanno trovato compimento, ma certamente Obama ha seminato una sensibilità nuova che gli va computata come merito. A suo sfavore e soprattutto la politica estera, che ha fatto letteralmente cilecca, a cominciare dal deterioramento dei rapporti con la Russia, l'ondivago rapporto con il Medio Oriente e il non aver saputo gestire le primavere arabe partite e poi lasciate abortire sul nascere. Un caso a parte è costituito dalla Siria. Più volte ha alzato la voce contro Assad, ma senza che a questo sia mai corrisposto un atteggiamento di reale fermezza, come avrebbe richiesto
il ruolo fondamentale degli Stati Uniti. Certamente un sintomo di debolezza, o magari, e semplicemente, il rovescio della medaglia, di una umanità che fa fatica a indossare il famoso pelo sullo stomaco. Sarà la storia a dircelo nel tempo. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e buona settimana a tutti. Alcuni avvisi. Oggi alle ore 15:30, prime sante confessioni del quarto anno dell'ICFR. In ricordo di San Giovanni Bosco 2017, lunedì 23 gennaio alle ore 20:30, in oratorio incontro per tutti e in modo particolare per i collaboratori sul tema Umane vite e Amoris Laetitia, due testi profetici. La straordinaria sintonia tra Paolo VI e Francesco su famiglia e vita. Relatrice sarà la suora Enrica Rosanna. Domenica 29 gennaio alle ore 10 Santa Messa. Alle ore 12 pranzo in oratorio per i collaboratori. Alle ore 15:30 giochi di Don Bosco e alle 16 tombolata per tutti. Lunedì 23 gennaio alle ore 20:30 presso l'oratorio di Gambara incontro organizzato dalla Caritas sul tema HIV-AIDS dal pregiudizio alla prevenzione. Giovedì 26 gennaio, sempre alle ore 20:30, presso l'oratorio di Gottolengo l'incontro aperto a tutti sul tema della pastorale sociale dal tema l'amministratore di sostegno. Domenica 29 gennaio, dopo le sante messe, i bambini del quinto anno dell'ICFR propongono una vendita di torte. Vi ricordiamo anche la preadesione al pellegrinaggio a Fatima dal 20 al 22 giugno 2017, prenotazione da farsi entro la fine del mese di gennaio presso Don Arturo. E poi, come non ricordare anche noi l'illustre dottor Pierino Doninelli che ci ha lasciato lunedì 16 gennaio scorso? Con la nostra emittente, il dottor Piero Doninelli collaborò spesso, sin dagli esordi nei primi anni 90. A lui il merito, sempre agli inizi degli anni 90, assieme a tanti altri, di aver fatto nascere l'associazione Impegno Cultura e Sport Anziani Gottolengo. Molto istruttive e preziose le sue conferenze dibattito sulla salute, alle quali presiedeva come diretto informato su alcune patologie o invitando colleghi specializzati sul tema sanitario da trattare. E ancora con l'associazione Amici dell'Arte che lo hanno visto sempre presente nelle collettive in occasione della festa di luglio della Madonna del Carmelo e in alcune personali dentro e fuori dal territorio gottolenghese. Appassionato della scienza e della medicina, ma anche amante della pittura e dell'arte pittorica, trascorreva in gioventù le vacanze in montagna, portando il cavalletto e la tavolozza sempre con sé e trasferendo sulla tela scorci e paesaggi, gli ultimi di poco tempo fa palustri. Gioiellini li hanno definiti i colleghi pittori. Bastava una sua parola per rassicurare e rincuorare l'animo ed il corpo di tanta gente che lo ha avuto come medico di famiglia. Attento alle problematiche dei suoi pazienti, generoso e altruista, si recava personalmente al capezzale di ammalati negli orari in cui non aveva l'ambulatorio aperto o in ospedale, informandosi sul decorso e sulla degenza dei suoi pazienti e compaesani. Gentilezza che ha sempre conservato anche quando non esercitava più. Un Doninelli del ramo dei Castegna, gente forte e robusta e altrettanto buona e generosa. Aveva frequentato l'Università di Parma per diventare dottore. Lui stesso raccontava di esserci andato anche in bicicletta nei primi tempi,
quando non poteva permettersi il lusso di un mezzo di trasporto diverso. Tenace, risoluto nel suo carattere, ha saputo dare e spendere una vita per il bene comune del suo paese e a favore di tutte le persone che ha incrociato sulla sua strada. Grazie, grazie di cuore, caro dottor Piero. Di te avremo sempre un buon ricordo. LUCID, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, è stata fondata nel 1947 come unione di cristiani legati dalla stessa fede e dalla comune responsabilità imprenditoriale. È un'associazione apartitica che richiama da sempre i suoi soci all'impegno per la realizzazione del bene comune mediante la partecipazione alle diverse forme e ai diversi ambiti in cui si esprimono la Chiesa e le organizzazioni della società civile. Ieri, sabato 21 gennaio, presso la Chiesa di San Girolamo, si è tenuto un incontro presieduto dal dottor Giuseppe Colosini, il quale ha accolto gli imprenditori e i dirigenti dell'associazione, illustrando le varie trasformazioni avvenute nel corso degli anni dell'attuale centro assistenziale Cami Alberini e dell'intero complesso monastico. A seguire, il professor Giuseppe Zanon ha dato un contributo storico con una relazione sul convento appartenuto ai frati carmelitani sin dal XV secolo e una descrizione degli affreschi e degli arredi della chiesa che hanno abbellito questo complesso nel corso dei secoli. È seguito poi, a cura di Don Arturo Balduzzi, un contributo sull'importanza in ambito religioso della presenza di canonici, frati prima, suore, religiosi e laici, con le relative funzioni e presenze attuali. Il suono dell'organo ha poi allietato l'incontro in attesa della Santa Messa serale. Rimandiamo alla prossima settimana la registrazione integrale dell'incontro. Venerdì 27, prossimo 21, sarà la giornata della memoria, una data per ricordare tutte le vittime della Shoah. Ma perché è importante ricordare? I fatti tristi della vita spesso sono custoditi nel cuore e nella mente di chi li ha vissuti. Più il tempo passa e più si affievoliscono le testimonianze, specie quelle orali, col tempo sbiadiscono per poi dissolversi nel nulla. Accendiamo il televisore ed assistiamo ogni giorno a tragedie, crimini efferati. Come in un copione di teatro la storia si replica, si ripete. Stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi, dice Papa Francesco. Mai più la guerra, gridava Papa Giovanni Paolo II, lui che la guerra l'aveva sperimentata da giovane sulla propria pelle. Proprio per non ripetere certi errori e certi sbagli, l'uomo dovrebbe fare memoria del passato, ecco perché ricordare. Oggi abbiamo fatto visita al signor Angelo Bessoni, la persona che insieme a pochissimi altri gottolenghesi di quell'età può raccontare la propria storia, vissuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Angelo vive da sempre con la sorella Domenica, lei 90 anni, lui, proprio la scorsa settimana, lunedì 9 gennaio, ne ha compiuti 94. Nel cuore e nella mente, se Dio vorrà, è ben predisposto a tagliare il traguardo dei 100. Lo abbiamo avvicinato grazie alla signora Giuseppina. Giuseppina, da 4 anni, si prende cura di questi due ragazzi d'altri tempi e racconta che fino a pochi anni fa avevano ancora una vivida memoria e che ogni giorno Angelo ricorda le sue esperienze di vita, intervallando spesso il pianto e i racconti. Oggi la memoria è meno accesa, si sta sostituendo con una forma di difesa naturale, col dire «non ricordo bene». «Conosco Angelo e Domenica da sempre», dice Giuseppina. «Da bambina abitavo vicino al cinematografo che loro, i fratelli Bessoni, hanno gestito dagli anni 60 fino a metà degli anni 80. Da piccola entravo sempre gratis al cinema, per loro ero come una nipotina. Quando 4 anni fa ho iniziato a fare volontariato, portando i pasti caldi agli anziani, mi hanno chiesto di poter usufruire anche loro del servizio e quindi è stato facile accettare di assisterli sia per i pasti quotidiani che per l'assunzione delle medicine e nei lavori di routine
che non erano e non sono più in grado di assolvere da soli. Per me è stato quasi un dovere accettare di far loro da supporto per la vecchiaia e sono contenta di ascoltare le loro vicende. Davvero a volte mi sembrano irreali e penso che confondano un po' la realtà con le storie che proiettavano nel cinematografo. Sentiamo dunque alcuni sprazzi dell'intervista direttamente dalle loro voci, ultimi scorci di storia. Poi resteranno solo gli scritti e le fotografie dei documenti appesi alle pareti o appoggiati sulla scrivania. Il 1 settembre 1939 la Germania invade la Polonia, dando inizio così alla Seconda Guerra Mondiale. L'Italia entra in guerra dopo circa un anno a fianco della Germania. I militari di leva, dopo l'addestramento, vengono dislocati nei vari settori di strategia militare. Tra questi, nel 1942, c'è il signor Bessoni, Angelo, che dopo il servizio di leva a Gorizia viene inviato in Germania. La madre, per salutarlo prima della partenza, corre a Gorizia. Aveva indosso un misero vestitino estivo, nonostante il freddo invernale, ricorda in lacrime Angelo. Con Angelo Bessoni ci sono altri due bottolinghesi, il signor Arnoldi e il signor Mario Cherubini. Tutti e tre vengono messi a lavorare come meccanici carrozzieri in una fabbrica. L'8 settembre del 1943 l'Italia si dichiara fuori dal conflitto e la Germania diventa nostra nemica. Un capovolgimento che per loro, i soldati italiani, da alleati diventano nemici, quindi prigionieri. Ma loro non sono a conoscenza dello scacchiere delle strategie della guerra, lo sapranno solo dopo anni. L'Armata Rossa, il 1 maggio del 1945, entra ed occupa Berlino. Tornato in Italia, Angelo viene portato in un ospedale, dove rimane per 2 anni. Gli viene diagnosticata una grave malattia ai polmoni, viene sottoposto a un intervento chirurgico e curato come si usava allora in un sanatorio a Borno. Tuttora Angelo sta curando questa malattia invalidante causata dal duro lavoro che è stato costretto a fare in condizioni molto difficili, anche quando aveva la febbre alta. Ho fatto di sale a Gorizia, io ho fatto. E io l'altro è un talento. Mario Cherubì, te e Arnoldi. Arnoldi, sì. Tutti e tre insieme. Tutti e tre. E lavorai in Germania. Lavorai in Germania, lì a Berlino. E che mestiere fai? Faccio quello. Devi chiedere le autoblinde tutte spassate e le davano nuove. Toccare montare, ero tutto, perché chi non è. Meccanico. Meccanico, insomma. Che dopo le uscire tutto molto, tutto verdiciale, tutto nuovo. Ecco. Dopo che il motore è colorato un po', ma il motore gli è perso le sue brusine, il coldocco, e tutto, ho fatto montare 2 o 3 mesi. E ma si è andato un po' malato. Ora le lavi il capo, le tu austere, mi ha piantato lo scapur, ma passato. E dopo dire che le cucine tedesche te la hanno mangiato perché le donne ti andavano a te la sbattia sul il pan. Ah sì, le tedesche sì. No, si vanno in lente là e si mette a mangiare. Che le patate sporche, un po' di loro, con le tedesche in mezzo, ma ti sono le tocche da pan. Praticamente si rende come una fabbrica recintata che ti piglia mio da fuori. No, ma lui scappava. Ma scappava, è scappato dalla finestra. Ah. E sei mai a Cursiccio che ti è scappato? No, sempre che mai così perché per fare. Loro dalle 9:15 fanno plustic e mangia insomma. E te cosa andai a fuori a Fachida lì? Andare. A potete mangiare? Da mangiare, però e dopo ti andai dentro a Ramon? Dopo andare dentro, quando lui portava però il materiale e così, uno che era lì diceva, ma però tu e i vetri erano tre. E uno andava a bottiglia lì, uno che portava.
praticamente a scappare dalla finestra e tagliare il dente da porto. Abbiamo chiesto fabbrico. Sì, stessa fabbrico. Perché il carpelliere era curato, che la fa nascondere dalle braghe a Iente, perché era per magra da lì. E sale in corsia a me e da Iente di mangiare. E questo te lo fa il tuo CD? Sono qua che puoi andare. Gabriato molto a Rodi, come la catastrofe da trovarsi le impregnate, la porta giù il capo in cantina, gli ha dato una male botte, mi dice. Scappi più. Allora nel lui mi ha pendato. E te invece ti sei andato io, dopo... Ti sei fatto coraggio, ti sei andato a te. Sempre andate a parte qua. E le fonne tedesche glielo avrai però. Sì, gli stagioni che mi ha dato i soldi e la biglietta la dava a parte. E dopo ho fatto il pepale e dopo sono andato a... mangiare perché uno su prendeva una botte e solo in Italia andava, cioè lì ne fa un po' altre. Che fa? Fa? Sui mercati. Se li mangiavi delle sciapo o te l'andava fuori? Però certo. Qua c'è un siref lì le dente. La partito. Vì in Trento. Per subire preciso. Però un tanc. Sì, si è fatto parecchio. E qua tense tastalle. Qua i desse tastalle. Per preciso subire quanti giorni però? Quanti giorni? Mes. E mio, il mio fallì un anno che è più tardi. Un anno? Un anno è più. E dopo i ta liberato. Sì, è quando che ha di luci. Però è andare sul treno lì, che ti avevi detto ieri. Ah, sono andato sul treno? Ieri è andato sul treno, che la porta in Italia. E invece era un altro vagone. Era un vagone che andava alla Russia. Andava alla Russia, in Polonia. Completamente. Mettendo un mio l'Italia, vuol dire, capo. Sant'Egio. Allora cos'è il confine della Polonia o che sei così? Ah. Che è? Ti sei accorgito? Era padre Marcolini insieme. Sì, dopo. Dopo lui era... No, perché dopo loro i russi lì. Se gli dici che mi interessa di portarmi in Italia, mi portò a Russia. Pensa se sei interessato padre Marcolini. Marcolini? Allora io... No, quando è stato il nostro lavoro, e da carica al soggetto di noi l'ho portato in Italia. Se non sa la camisa per me fare riunione, per so sì. la cataglia, mettiamo. Però che ti ero sul contula, ma va bene, gli si è detto, non è stato lui, però mi ha fatto bene l'anello che non c'è la faccia a Marpello. Guarda che te, yeah. Il papello da sua ruta, un po' meno c'è le spine. E mi fai dire che la dà in niente, che si è mai venuto per lei. Proprio. E non è? Lui è lui, che marciale, ma io mi chiedi, perché il maestro si è un prigioniero, così. E ti andai tranquillo perché che lì... Lei... Che lì mi fa bene la nera, mi sa che... E va, vedi? E ti ha lasciato libero di scappare, se no è tornato Andrè. Sì. E allora una volta ti sei finita andare a una casa di appuntamenti. Sì. Lui diceva, picche, picche. Parlava tedesco. Voi mi vedete? Come sono andata lì la signora mi ha fatto passare il collo, la mamma mi ha messo dentro di ragazza là, con bambina che la mamma mi ha boccato perché un mio secca restetta e poi si è campata a mangiare. Alcuni avvisi importanti. La Caritas diocesana di Brescia domani, lunedì 23 gennaio alle ore 20:30, presso l'oratorio della parrocchia di Gambara, propone un incontro di riflessione sul tema dell'HIV-AIDS dal pregiudizio alla conoscenza. Interverranno come relatori Maurizio Senici, pedagogista, ed Esther Pollastri, medico. Si tratta di una proposta di sensibilizzazione rivolta a tutta la cittadinanza sul tema dell'HIV-AIDS.
siete tutti invitati a partecipare. Presso il comune di Ottorengo, lunedì, si è tenuto il consiglio comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno. Punto 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 21-12-2016, deliberazioni numeri 44 e 45. Punto numero 2. Proroga convenzione per la gestione associata della funzione comunale di polizia locale, delibera del Consiglio Comunale 57 del 2012 e del giugno del 2014. Punto numero 3. Autorizzazione al tecnico comunale per il rilascio del permesso di costruire in deroga ex articolo 40 legge regionale 12 del 2005 al parroco pro tempore di Gottolengo per edicola votiva in via Pralboino. Punto numero 4. Approvazione schema convenzione per la gestione associata del servizio funzioni sismiche da parte dello sportello unico attività produttive Comuni Lombardi Uniti Carpenedolo. Punto numero 5. Comunicazione del sindaco relativa all'ipotesi di variante al PL Ditte Dome Tecnofil. Il Movimento Cristiano Lavoratore propone degli incontri per la pastorale sociale e il Movimento Cristiano dei Lavoratori insieme per un approfondimento sui temi sociali. Tra gli incontri che il Movimento Cristiano Lavoratori, MCL, propone alla 12ª zona pastorale della Bassa Centrale Est, che comprende i paesi di Castelletto di Leno, Comella, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Leno, Milzano, Milzanello, Pavone del Mella, Pralboino, Porzano e Seniga, tra gennaio e febbraio 2017. L'amministratore di sostegno, il lavoro giovanile, la riforma previdenziale, temi sociali, che però rispondono a domande fondamentali della nostra vita. Questo è il calendario. 26 gennaio l'amministratore di sostegno e relatori saranno Don Francesco Poli, assistente API Corf, e l'avvocato Margherita Scaravelli. Il 9 febbraio 2017 i giovani e il mondo del lavoro. 23 febbraio 2017 la riforma previdenziale. Gli incontri si svolgeranno presso l'oratorio di Gottolengo alle ore 20:30. Ed ora l'almanacco di Ottorengo e Fantasia. Previsioni meteo della settimana. Tempo prevalentemente sereno, con scarsi passaggi nuvolosi, temperature sotto zero di notte e tra i 5-8 gradi di giorno. Alcuni cenni sul barbagianni. Il barbagianni, Tito Alba, è uno dei più comuni uccelli rapaci notturni. Eppure, spesso, non ci si accorge della sua presenza, anche in quei luoghi dove vive regolarmente. Le sue abitudini schive, infatti, lo rendono particolarmente sfuggente, una sorta di fantasma della notte. Il suo aspetto è inconfondibile e si distacca da tutti gli altri predatori notturni. Il piumaggio color caffè latte, il petto bianco e candido e la sua faccia a forma di cuore lo rendono davvero unico. È un animale davvero benefico per la campagna, liberando i campi anche le borgate da ratti e topi. Ama frequentare le case diroccate, i fienili, le torri, i campanili e, quando ne ha l'occasione, gli alberi maturi con cavità nei tronchi. È in grado di cacciare nella più perfetta oscurità, grazie a un udito finissimo che gli permette di localizzare una preda che si muove nel fogliame. Cala sulla vittima senza produrre il minimo rumore, grazie alle penne frangiate delle ali, tipiche di tutti i rapaci notturni. I roditori rappresentano la sua dieta preferita, ma vengono cacciati anche piccoli uccelli, insetti, anfibi e anche ramari e lucertole, catturati nelle ore di luce, in quei momenti dove il barbagianni è particolarmente attivo di giorno. Al di fuori del periodo riproduttivo, il barbagianni vive solitario
ma è possibile che viva in coppia, stabilendo un territorio che i due compagni difendono da eventuali intrusi della loro specie, soprattutto d'inverno quando la caccia è difficoltosa. Tre parafrasi dal Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le lodi, la gloria e l'onore ed ogni benedizione. A Te solo, Altissimo, si confanno e nessun uomo è degno di Te. Laudato sii, o mio Signore, per tutte le creature, specialmente per Messer Frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina ed esso è bello e raggiante con grande splendore. Di Te, Altissimo, porta significazione. Laudato sii, o mio Signore, per sola luna e le stelle, in cielo le formate limpide, preziose e belle. Parliamo poi della stagione teatrale di Gottolengo. La direzione artistica di Castellini, Christopher Castellini, propone presso il teatro Zanardelli la commedia brillante di Molière, grazie alla compagnia Il Nodo Teatro e alla regista di Alberto Cella. La commedia si chiama Le furberie di Scapino. Ecco una breve trama. Il giovane Ottavio conosce per caso Giacinta, una bellissima ragazza. Ottavio se ne innamora perdutamente, al punto di sposarla solo dopo 3 giorni, senza il permesso di suo padre Argante. Le cose si complicano a causa del ritorno improvviso dello stesso Argante, che, ignaro del matrimonio appena celebrato, vuole far sposare ad Ottavio la figlia del suo vecchio amico Geronte. Non sapendo cosa fare, i due sposini si rivolgono a Scapino, il furbo valletto di Leandro, figlio di Geronte e amico di Ottavio, che gode della fama di essere un vero vulcano di idee e generosità. Tanto è vero che Scapino non esita a promettere ai due giovani di trovare una soluzione al loro problema. Siete invitati tutti. Il gruppo Serate Rosa organizza per giovedì 26, presso la sala Zaccarini-Sandrini, Cuciniamo Insieme, cioè uno scambio di ricette e degustazione dei piatti cucinati. Vediamo ora il calendario liturgico della settimana. Oggi, domenica 22, alle ore 18:30, il parrocchiale, Santa Messa in suffragio dei defunti tedeschi Guglielmina, Giulia e Palmira e dei defunti Angelo, Piero e Cecilia e famiglia Rossi. Alle ore 16, al centro parrocchiale, centro pastorale parrocchiale, corso fidanzati. Lunedì 23 gennaio si ricorda la beata Paola Gambara Costa. In oratorio alle ore 8, Santa Messa in suffragio dei defunti Lorenzi, Renzo e Andrea e i defunti Antonio, Aldina e Severino. A Villa Giuseppina alle 9:30 Santa Messa pro populo. In oratorio alle ore 18:30 Santa Messa in suffragio dei defunti Agnese, Adele e Luigi e Doninelli Piero. Martedì 24 gennaio si ricorda San Francesco di Sales. In oratorio alle 8 Santa Messa in suffragio defunto Pietro e alle 18:30, sempre in oratorio, Santa Messa in suffragio defunto Corrado. Alle ore 20:30 in oratorio, rinnovamento nello spirito Santa Messa. Mercoledì 25 gennaio si ricorda la conversione di San Paolo. In oratorio alle ore 8 Santa Messa in suffragio defunti Brignani Francesca e Francesco e alle 18:30 Santa Messa defunta Alma. Giovedì 26 gennaio in oratorio si ricordano i santissimi Timoteo e Tito. Alle ore 8 in oratorio Santa Messa in suffragio defunti defunta Biloni Assunta e Graziella. Alla casa di riposo alle 16:30 Santa Messa in suffragio defunta Alessandra e in oratorio alle 18:30 Santa Messa in suffragio defunti Francesco ed Elisa. Venerdì 27 gennaio si ricorda Sant'Angela Merici. In oratorio alle ore 8 Santa Messa in suffragio defunta Laura Lorusso e alle 18:30 Santa Messa in suffragio defunta Tribuni Angela. Sabato 28 gennaio alla casa si ricorda innanzitutto San Tommaso d'Aquino.
alla casa di riposo alle ore 16.30, Santa Messa in suffragio defunti Marchioni Giovanni, Ottorino e Pierina, e in parrocchiale alle 18.30 Santa Messa in suffragio defunti Benvenuti Emilia e defunti Renzo e Marie Puzzi. Dalle 9 alle 11 la parrocchiale è aperta per le confessioni. Domenica prossima 29 gennaio, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa in suffragio defunti Andrea e Angela. Alle ore 10, sempre in parrocchiale, Santa Messa in suffragio defunti Famiglia Bianchi, Bonaglia e Censa, sarà una Santa Messa per grazia ricevuta. Alle 18.30, Santa Messa in suffragio defunte Famiglia Fezzardi, Clotilde e Luigi. Alle ore 16, al centro pastorale parrocchiale, corso per i fidanzati. Con questo è tutto, vi lasciamo alla registrazione della seduta consiliare di lunedì 16 gennaio. Vi auguro buona domenica e buona settimana.